Hello guys, bentornati a un nuovo video. Oggi è il primo giorno di partenza per la Sardegna. In realtà, siccome ho l'aereo molto presto, ho preso un albergo lì vicino all'aeroporto per stare la notte, così mi sveglio presto e poi vado direttamente. E niente, la valigia l'ho preparata. Oggi è il 18. Valigia preparata e niente, adesso vado a prendere, devo prendere il treno da Clapham Junction per Victoria. Da Victoria prendo la metropolitana per andare a Tottenham Mail e poi da Tottenham Mail devo prendere il treno che va a Stansted Airport, all'aeroporto, e da lì devo prendere la navetta, quindi sarà un bel viaggio. Ok ragazzi, sono arrivata in albergo, in realtà sono arrivata verso 4 e mezza 5, penso di sì. Sono stata un po' al telefono con mia mamma, abbiamo guardato la partita insieme, che oggi c'è la finale della Coppa del Mondo, quindi alla fine ha vinto l'Argentina. E niente, adesso in realtà sono le 8:10, io ho già mangiato. Ho appena finito di farmi una doccia e adesso mi asciugherò i capelli, mi preparerò per domani perché comunque sia devo fare colazione la colazione inizia allora la colazione inizia alle 5 e pianificavo di essere in aeroporto per le 6 perché comunque ho il volo verso le 9. Quindi penso, comunque l'aeroporto è a 10 minuti di distanza dall'albergo, quindi va bene. Però per fare i controlli e tutto mi ci vuole tempo. Comunque voglio preparare, voglio farmi la piastra, tutto quanto oggi, adesso, per domani, così non lo devo fare domani mattina, non mi devo svegliare alle 3 di mattina. Volevo farmi un po' vedere. Farvi partecipi dei miei viaggi, perché di solito, come forse vi ho già detto, i miei viaggi sono sempre un po', noi li chiamiamo i viaggi della speranza, dei viaggi della speranza, perché succede sempre qualcosa. Quindi volevo farvi partecipi sperando che ovviamente non succeda niente, non lo voglio dire perché non voglio che poi succeda, però comunque già dall'inizio di questa vacanza, diciamo, quando io ho fatto la prenotazione, vi racconto un po', quando io ho fatto la prenotazione era a metà novembre, se non sbaglio, e il biglietto mi è costato sui forse su 200 sterline, andata e ritorno, quindi comunque sia era un buon prezzo perché comunque sto dalle 3 settimane in Sardegna, quindi va bene. Però ovviamente cioè non poteva essere finita lì, doveva succedere qualcosa. Quindi 3 settimane prima del volo, quindi domani. 6 settimane prima ricevo un'email dall'agenzia con cui avevo fatto la prenotazione dicendomi che il mio volo era cambiato,
Piccola premessa, quando io ho fatto la prenotazione, numero uno, avevo già incluso la ricerca con i bagagli a mano, e numero due, facevo scalo, se non sbaglio facevo scalo a Milano, non mi ricordo se era Bergamo o Linate, però comunque era un volo con scalo, che la prima parte del volo era con scalo a Milano. Ora non ricordo se era Linate o Bergamo, comunque fatto da Aero Italia, mi pare sia sì, Aero Italia. E comunque ricevo questa email dicendo che il mio volo era cambiato. Quando poi sono andata a vedere sull'app dell'agenzia, ho visto che proprio il volo era stato cancellato. Quindi panico totale, perché in realtà mi era stato cancellato solo la prima parte, però il volo da Milano a Cagliari comunque era Ryanair, quindi non era stato cancellato. Quando poi ho chiamato l'agenzia, ho mandato un sacco di messaggi, nessuno è stato ovviamente molto d'aiuto. Quando poi ho chiamato, loro mi hanno detto che praticamente questo, ovviamente non hanno dato una motivazione, perché non lo sapevano neanche loro, però è stato fatto da parte della linea aerea. Non sapevano il motivo, però mi ha detto l'unica cosa che puoi fare è o richiedi il rimborso del volo o cambi il volo, però ci saranno delle spese extra, ok? Quindi ero nel panico, non sapevo cosa fare. Alla fine ho detto vabbè, ascolta, i miei viaggi alla fine vanno sempre così. Però alla fine vanno sempre, cioè quando arrivo a destinazione comunque va sempre tutto bene, quindi l'unica cosa sono i voli sono la morte per me. E poi alla fine ho deciso di cambiare, perché se io prendevo il rimborso uno dipendeva dalla linea aerea, quanto e se te lo potevano dare, e secondo dovevo aspettare 90 giorni, quindi non aveva senso, cioè non aveva senso per me dopo che avevo speso 200 sterline. Quando poi ho dovuto fare il cambio, in realtà ho dovuto rispendere altri soldi, quindi alla fine il totale è più o meno che ho speso è di 500 sterline in totale, ok? Quando poi io ho mandato un messaggio sempre a questa agenzia, ho chiamato, mi hanno detto che la valigia, non da imbarco, ma la valigia a mano, non era presente nel volo originale, quindi da Londra a Milano. Allora, perché non era presente già nell'altro volo? Tutto l'altro comunque non è stato toccato, quindi era tutto normale. Ho richiamato, mi hanno detto sì, guarda, contattiamo la linea aerea, poi ti facciamo sapere. Un'altra settimana è passata, nessuno mi ha chiamato, allora ho dovuto richiamare e alla fine mi hanno detto, forse settimana scorsa, sono riusciti a dirmi che il volo, quindi da Londra a Milano, era stato il volo da Londra a Milano, la valigia di a mano era inclusa, quindi alla fine non mi hanno fatto pagare questo servizio, perché alla fine avrei dovuto pagare in più. Però giustamente io gli ho detto, guarda, il fatto che il primo volo è stato cancellato non è stata colpa mia, perché io non ho cancellato niente. E numero due, quando io ho fatto la ricerca iniziale dal sito, avevo già incluso che la mia ricerca era già, la prenotazione doveva essere già con la valigia, quindi alla fine non mi hanno fatto pagare niente. Ora
speriamo che tutto vada bene. Vediamo, vi terrò aggiornati comunque, vi terrò aggiornati. Non so se riuscite a sentirmi, però sono all'aeroporto e siccome c'è talmente tanta gente da far sembrare che non sono scema, che sto parlando da sola nella videocamera, mi sono messa le cuffie. Comunque, piccolo aggiornamento, sono all'aeroporto di Stansted, ho preso la navetta stamattina, mi sono svegliata alle 5 di mattina. Ho dormito veramente poco perché avevo l'ansia che di perdere la sveglia e quindi sono ancora molto stanca. Ho fatto colazione lì in albergo, però cioè, penso che arriverò distrutta a Cagliari stasera e niente, vabbè, lo vedete già dai miei occhi, sono già stanca da adesso, quindi. Però sì, nel senso, ho passato i controlli, tutto ok, mi hanno fermato le borse come al solito. Però per il fatto della valigia non è andato tutto bene, non mi hanno detto niente, quindi vediamo. Cioè, non vediamo, meno male. Anche perché so che da Milano a Cagliari comunque andrà tutto bene. Quindi. Dopo non so quante ore, eravamo anche in ritardo con l'aereo, comunque vi spiegherò tutto poi. Però finalmente sono arrivata, sono morta. Thank you.
Buongiorno ragazzi, alla fine mi sono appena svegliata, oggi è il giorno dopo, mi sono appena svegliata e sono morta, cioè nel senso ieri notte sono riuscita a stare sveglia fino a mezzanotte, però poi sono crollata e sono letteralmente andata in coma e adesso mi fa male tutto, cioè mi fa male tutti i muscoli, tutto quanto, però l'importante è che ce l'ho fatta, insomma. Volevo raccontarvi un po' l'esperienza, perché come al solito non mancano mai piccole sorprese. E praticamente allora, il volo da Londra a Milano è andato bene. L'unica cosa è che il volo da Milano a Cagliari è stato un po' così, perché alla fine, a parte che quando io sono uscita dall'aereo, quando sono arrivata a Milano, sono uscita dall'aereo e non hanno la corsia per i transiti, quindi sono dovuto uscire e ho dovuto rifare tutta la fila, tutto il cecchino di controlli. Ma voi non vi immaginate la gente, non lo so, forse saranno state migliaia di persone per fare questi controlli, cioè voi veramente non vi immaginate la gente che c'era. E per fortuna che avevo abbastanza tempo tra un volo e l'altro, forse 2:15, comunque ci ho messo un'ora piena per andare per fare i controlli, andare nel gate e tutto. E quando poi sono arrivata, il gate è stato aperto, abbiamo cominciato a fare il boarding e quando io comunque avevo la... siamo usciti fuori dove c'era l'aereo, quando poi comunque io avevo la fila di dietro, quindi io sono andata nella fila di dietro, soltanto che la fila di dietro era chiusa, c'era il passante, quindi non potevamo salire, nel mentre la fila di davanti stava salendo sempre. Insomma, poi eravamo fuori aspettando fino a che a un certo punto ho detto: vabbè, ascolta, io salgo da davanti, anche se ho la fila di dietro, pazienza, cosa resto, me ne resto qua fino a che non mi aprono dietro, se mi aprono dietro, quindi vabbè, ho detto ok. Quando poi io sono salita, c'è stata questa signora che ha detto, che l'ha mandata con lo steward, e gli ha detto comunque che non andava bene, che nessuno si sia preoccupato del fatto che la gente era in fila giù nel freddo ad aspettare e nessuno abbia detto niente. E lo steward ha detto: guardi, veramente noi non dovevamo neanche volare, cioè il volo doveva essere stato cancellato perché penso sia arrivato in ritardo, e quindi praticamente gli steward e le hostess che erano nel nostro volo erano nel volo precedente, quindi essendo arrivati in ritardo non dovevano volare. Avevano anche i signori anziani dell'assistenza nei posti dietro, quindi è per questo motivo che non hanno potuto aprire dalla parte di dietro, perché la gente dovevano far scendere la gente dalla parte di dietro. E quindi niente, poi alla fine vabbè, siamo partiti in ritardo, però almeno siamo partiti, quindi questo
quindi questo è quanto. Sono veramente morta. Che sono? Sono le 10:30, quindi le 9:30 inglesi. Però sono, cioè sono letteralmente, mi fanno male tutti i muscoli, mi fanno male. Sembra che ho corso la, non lo so, la maratona di Londra. Non lo so, vabbè. Comunque, questo è tutto. Questo è tutto, vi ho fatto vedere un po', vi ho raccontato un po' le mie esperienze, perché alla fine questo è niente, cioè io a volte sono anche arrivata, ho perso anche gli aerei, quindi. Però l'unica cosa che mi domando è perché capitano queste cose soltanto quando sono da sola. Quando viaggio con altra gente queste cose non mi succedono, quindi boh. Sinceramente non lo so. Comunque, ragazzi, io adesso vado a fare colazione perché c'ho anche fame. Grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo presto con un altro video. Mando un grosso bacio. Ciao. Quindi non erano loro, e quindi loro non, quindi allora di nuovo panico, comunque io volevo ora avevano anche l'agente della accessible. Vediamo. Poi niente, poi. Oh, mamma mia.